Questa storia comincia nell'autunno 2008, quando su vari fronti ci occupiamo di prostituzione digitale. Esce il libro Il mestiere più antico del mondo e un servizio per il mensile Millionaire. Dopo la pubblicazione di questo pezzo, arriva in redazione un'email. Scrive un signore che ammette di essere il titolare di un sito che pubblicizza escort, cioè prostitute di alto livello. Vuole raccontarci retroscena di un mestiere borderline, che però lui vive in modo paradossalmente limpido. Lo incontriamo e lo intervistiamo per il settimanale Panorama. Nicola Masiello ha 44 anni e una vita apparentemente idilliaca. Aria simpatica, compagna giovane, un cucciolo di Alano Arlecchino, una casa con giardino nelle campagne di Pordenone. E poi un notebook nero, un computer che contiene tutto il suo archivio, cioè quello del sito nonsoloescort.com, di cui Masiello è titolare e gestore e che, come ci aveva anticipato, è per l'appunto un portale che si occupa di pubblicizzare prostitute. O almeno così lui ci dice in modo freddo quando lo conosciamo. Vendo pubblicità. Masiello è pignolo, a volte ossessivo, ansioso. È vero che molti siti come il suo vengono oscurati e i gestori indagati, ma è anche vero che i quotidiani sono pieni di annunci di prostitute e nessuno li tocca. Pubblicizza Masiello un'attività che non costituisce reato in fin dei conti, perché la prostituzione in Italia non è un reato e quindi non dovrebbe essere reato neppure la sua attività, gli dice il suo avvocato. Invece, nel marzo 2010 ci arriva un video. Masiello è ai domiciliari, la sua vita gli è crollata addosso, altri siti sono chiusi e i titolari liberi, il suo sito è online, ma lui è sottoposto a una misura cautelare. Pensavo di essere in una botte di ferro, nel senso che negli ultimi anni ho sempre svolto la mia attività seguendo in maniera scrupolosa le indicazioni che mi venivano fornite dai miei legali e dal mio commercialista. Ho deciso di registrare questo video in accordo con i miei legali, l'avvocato Malattia del Foro di Pordenone e l'avvocato Coppo del Foro di Santa Maria Capovetere, e tramite l'avvocato Coppo ho deciso di farlo recapitare ad Alessandro Calderoni. La mia vicenda è una vicenda molto strana perché unitamente alla mia attività, nel ottobre del 2008, accogliendo una proposta commerciale che mi era stata sottoposta da Bacheca S.P.A. Torino, sito leader nella pubblicazione di annunci, ho deciso di iniziare con loro una collaborazione commerciale che mi permetteva di pubblicare gli annunci che pubblico sul mio sito nonsoloescort.com anche sulla sezione annunci di Bacheca. Questa collaborazione è andata avanti per un anno e mezzo, fino a quando la Procura di Trieste ha deciso di sequestrare la sezione annunci di Bacheca S.P.A. In quanto gli annunci in essa pubblicati sono stati ritenuti prodromici alla prostituzione. Ovviamente io pubblicando gli annunci che pubblico su Non Solo Escort, anche su Bacheca, sono stato inizialmente indagato e dal 12 febbraio mi trovo agli arresti domiciliari in quanto persona che pubblicava annunci prodromici alla prostituzione su Bacheca S.P.A. È paradossale che la sezione corrispondente su Bacheca sia stata sequestrata dal PM di Trieste, mentre il mio sito non sia mai stato sequestrato. Questa è una situazione che mi ha creato mille problemi, perché oggi mi trovo a vivere con la mia compagna e i miei 5 alani e costretto agli arresti domiciliari oramai da quasi 50 giorni e soprattutto perché vengo indagato per annunci ritenuti prodromici alla prostituzione che in alcuni casi non mi competono perché da me mai pubblicati. I miei legali mi prospettano una condanna che può partire dai 4 anni e andare fino ai 12. Mi rendo conto che in Italia ci sono moltissimi siti miei concorrenti che pubblicano in assenza di documentazione delle inserzioniste, senza emettere nessun tipo di fattura soprattutto ci sono moltissime testate giornalistiche nazionali, vedi il Messaggero di Roma, vedi il Mattino di Napoli piuttosto che altre, che pubblicano annunci assolutamente espliciti a dei costi giornalieri che equivalgono al mio costo mensile e non hanno mai avuto un'azione giudiziaria a loro carico. Avvocato Coppo, lei è uno dei difensori di Masiello. Abbiamo visto il video, ma come, non doveva essere in una botte di ferro il suo cliente? Ma più che una botte di ferro, secondo me è una botte di alluminio, nel senso che noi sapevamo che
si dipendeva un pochettino dalla discrezionalità più che altro della magistratura inquirente, nella fattispecie della procura, nel senso che per lo stesso processo Masiello è a giudizio a piede libero a Pordenone, per un'indagine nata dalla procura di Trieste è stato posto agli arresti domiciliari e poi il processo è stato spostato per competenza a Gorizia. Il problema è sempre lo stesso, è un problema interpretativo, è un problema che riguarda poi il rapporto tra l'inserzione di queste escort, o come vogliamo definirle, in questi siti e quello che accade dopo, cioè se sia configurabile o meno in questi casi un favoreggiamento della prostituzione e le conseguenze giuridiche che poi ricadono sul titolare del sito. Io credo che il punto nodale sia il distacco che il titolare del sito ha con l'inserzionista, cioè nel senso che a mio avviso non c'è nessun rapporto tra ciò con quello che accade dopo, quindi l'inserzionista qualsiasi mestiere faccia, sia una escort, sia una prostituta vera e propria, sia una che vuole passare una serata con un benestante, a me questo non interessa, a me come professionista ovviamente. Il problema è quello che accade dopo non ricade nella sfera giuridica e patrimoniale del titolare del sito, per cui parlare di favoreggiamento è un discorso secondo me scorretto dal punto di vista giuridico, anche se è la mia opinione ovviamente, sperando che questi processi portino a un cambio di tendenza, a una visione un attimo più laica di certi problemi che sono spinosi, proprio perché toccano dei nervi sensibili che possiamo immaginare. Ma lei non ha sconsigliato Masiello di avventurarsi in un settore tanto strano, visto che lui era una persona normale? Perché farlo? Io ho sempre prospettato l'ipotesi che eravamo su un terreno scivoloso, su un piano inclinato, chiamiamolo come vogliamo, però è una cosa di cui abbiamo spesso parlato e che di fatto non sappiamo poi a quale soluzione porterà. La storia è questa, attendiamo di capire come finirà. Una cosa di certo Masiello l'ha imparata. Mai rischiare più di quanto non si vuole perdere.